È curioso come ci attacchiamo a una certa idea del corpo, a certe abilità, no? E siamo molto soddisfatti rispetto a ciò che il corpo compie o la nostra mente fa. Actually, it's so interesting to notice how we can get attached to the idea we have about the body, its ability to do this and that, and also expecting the ability of the body to be attended. E lo stesso con la mente. And the same goes with the mind. E finché le cose vanno secondo appunto le nostre aspettative, ci sentiamo molto soddisfatti, molto, molto bravi, no? Nello sciare, nel meditare, nel leggere, nello scrivere, nel fare cose, nel lavorare, in tutto quello che siamo, nello sport, quello che ci impegniamo. So, no matter what we are doing, whether it's about skiing or mental activity, a job, sport, whatever, as far as we can do things as we expect to do them, then everything is fine. Ma la natura del mondo è quella che a un certo punto poi cambia. But the world, by its nature, has the characteristic of change. Sayadaw Pandita racconta dei ragazzi e delle ragazze, dei boys and girls. So Sayadaw Pandita was used to talk about boys and girls. I ragazzi vogliono eccellere nello sport, nell'atletica, nello studio, per diventare bravi, migliori, no? Andare insieme magari a certe compagnie, diventare sempre più forti, più grandi. Scusa, Boys, for example, would like to ho fatto. be the best possible in sports, doing activities, get to certain kind of companies, and so on. E le ragazze invece si fanno tutte carine, si truccano, si vestono bene, si pettinano bene, bei vestiti, vogliono essere belle. On the other side, girls would like just to be beautiful, dai makeup, and so they just would like to be appreciated. Ma non è che una volta che vinciamo una gara, magari di sci, o la ragazza si sente molto carina lì, è soddisfatta per la vita, no? Continua e sorge un attaccamento al voler diventare qualcosa di più. But then, if the boy just win a game, a play, or if the girl feels like to be pretty, that's not enough. It doesn't end at that point. So there's the will to get more and more. C'è questa soddisfazione per quello che magari il corpo assume come bellezza o come capacità in cui esprimiamo i nostri talenti, ma come dire, poi si cresce, allora si cerca di migliorare nel lavoro, di avere tutte le condizioni migliori. And so, of course, there is satisfaction when we can get these kind of things, but then we want to like to get more and more, for example, growing up, being adults, getting a good job, e poi mi sono E persa. poi si cambia lavoro, si cerca una condizione migliore. And then you change the job, you look for a better condition, and so on. E non ha mai fine. So it's like a never ending loop. Dall'altra parte, poi a un certo punto, c'è l'aspetto indesiderabile delle condizioni. Il nostro corpo, lo guardiamo allo specchio, mi ricordo una signora anziana, una volta era intorno ai 90 anni. So on the other side of the coin, there is all what can be considered undesirable. So I can remember about 98 years old, 90, no, 90. 90 years old old lady. Che era, si vede, una signora
che deve essere stata una donna stupenda, bellissima. And you could perceive how she has been really beautiful while she was young. E il marito, che era malato, mi disse, sai, lei stava benissimo, fino a quando 3 anni fa si è guardata allo specchio. And then, having the chance to talk with her husband, who was ill, the husband gave this feedback. She was totally fine until 3 years ago, she was looking at the mirror. E si è vista vecchia. And she perceived herself old. Non è più uscita di casa. Then she never went out of the house again. Più. Never. La vita è fatta così, il mondo è così. Siamo nella crescita e cerchiamo sempre di essere migliori, ma poi a un certo punto ci sono gli aspetti indesiderabili. So that's life. We are in the process of growing up, developing, but then we can encounter undesirable things. Le cose non vanno secondo le nostre aspettative. Non ci riconosciamo più nell'aspettativa che abbiamo di fare certe cose o di essere in un certo modo. And so it happens things are not going on as we expect to. And we can't get what we want. Vogliamo fare una bella giravolta sulle scie e ci spacchiamo un ginocchio magari. Like being willing to turn wonderfully on skis, but then we turn the knee. Oppure anche semplicemente vediamo che il corpo già nel scendere le scale è diverso da come uno si aspetta. Or simply we can notice while going down of the stairs, the body is reacting and acting in a different way as we expected. Magari la nostra mente si rallenta. Maybe also our mind gets slower. E non abbiamo più le memorie così vivide come ce le avevamo una volta, insomma, abbiamo delle condizioni di vita che cambiano e pian piano magari peggiorano, appunto. Or for example, memories are not so vivid anymore and so life conditions simply change. E come ci sentivamo così soddisfatti dei fenomeni, essere sciatori così bravi, poi ci sentiamo magari dei falliti, dei frustrati, degli incompiuti per le condizioni che non ci sono più. And so as we were so satisfied before in being able to do this and that, like skiing or whatever else, then we can perceive like frustration or a sense of failure about life and what we can do. Pandita faceva una similitudine proprio sulla meditazione rispetto a questi ragazzi e ragazze. And so Sayadaw Pandita used a particular simile related to those boys and girls. Ci sentiamo un po' annoiati da sempre questi oggetti che non ci danno soddisfazione, cerchiamo qualcos'altro, magari abbiamo qualche esperienza buona, ci sentiamo gasati, ma poi di nuovo la meditazione ci dà il dolore, ci dà troppi pensieri, per cui andiamo verso una frustrazione, le cose non vanno come vorremmo e passiamo da questa situazione dove ci sentiamo soddisfatti alla situazione opposta all'insoddisfazione. And so we can get through boredom and satisfaction and then again frustration in between these downs and ups all the time, and the result is kind of frustration because we can't get what we want. La domanda è come conciliare questi opposti. So the question is how to conciliate? Reconcile. Qui abbiamo un sacco di persone che parlano Grazie. Benissimo inglese, per cui fatto che era. So how to reconcile cosa?
E questi opposti. So these two opposites together. Come? How? Qualche idea? Tutti Any idea? timidi, chiusi come a scuola, no? Scusa, All io a scuola shy facevo with sempre così, closed quando facevo le eyes. domande, ma giuro, facevo finta di guardare la cartella. Scusa, posso ripetere la domanda? Come conciliare questi opposti dove ci sentiamo soddisfatti e poi il momento dopo insoddisfatti? In So funzione delle condizioni che cambiano per la natura del mondo. again the question, how to conciliate those two opposites when we feel like satisfied for something and then we feel totally unsatisfied for something. So welcoming what is present and staying with it. Questo è il punto. Questo è il punto. Without clinging, aversion or delusion. Luce voleva dire qualcosa? Con la dualità o polarità, chiamala come vuoi, saremo sempre come ficeria nel desiderio dell'avversione. So, if we consider that a law of the universe is related to opposites and opponents, so on duality, is based on duality, if we are not able to be at peace with this duality, we will be all the time struggling in between attachment, clinging or aversion. Se Udo Pandita dice bisogna guardare con imparzialità, ossia senza attaccamento ai buoni risultati, ai nostri successi e senza avversione ai nostri insuccessi. So Sayadaw Pandita was used to say we should look at things with impartiality, so without clinging to the good results and without getting aversion towards the bad results. Majjhima Patipada, la via di mezzo. So Majjhima Patipada. Patipada, which is the middle way. Senza attaccamento, senza avversione, nei riguardi del mondo. Without clinging, without aversion regarding the world. Troviamo queste istruzioni nel Satipatthana Sutta. And we can find these instructions in Satipatthana Sutta. Prima però di entrare più in dettaglio sulle istruzioni contenute in questo discorso, But before going into details regarding instructions contained into this discourse, volevo dire due parole ancora, poi ne dirò altre, su attaccamento e aversione. I would like to say a few more words about clinging and aversion. Loba and dosa in Pali. In Pali, loba and dosa. Loba, che normalmente viene tradotto come bramosia, copre ogni aspetto della brama, della volontà, del desiderio insoddisfatto, dell'attaccamento. So loba, which can be translated as greed, attachment, craving, can cover many different aspects and degrees of desire, clinging, willingness to get something, identification. Mentre l'avversione copre ogni forma di ostilità, di crudeltà, di rifiuto, di violenza. On the other side, dosa, aversion, covers any kind of hostility, ill will, cruelty, Rabbia. anger.
Allora, l'oba, la brama, sorge nel vedere soddisfazione in ciò che crea un legame. So, loba, greed, rises up when we can perceive satisfaction in getting a result out of. Getting yoke, qualcosa che lega, something that is yoking. In getting, in perceiving the yoke, the relation in with something. Un legame è un gioco, qualcosa che tiene unito. Because a relationship is a kind of yoke. E la brama sorge nel vedere che unirsi a quella cosa, a quell'oggetto, otterremo soddisfazione. And so the greed comes from perceiving the fact that if we can get that thing, then We will get satisfaction. we will get the satisfaction of it. Come dicono i Rolling Stone, no? Più o meno, il contrario. Vabbè, scusate. L'avversione, invece, in che cosa sorge? Qual è la sua causa prossima? So, what's the base, the proximate cause, for aversion? Sono praticamente una la faccia opposta della medaglia dell'altra. If we consider dosa and loba, they are the two faces of the same coin. Quindi se la brama sorge nel vedere soddisfazione, nel legarsi a quell'oggetto, l'avversione sorge nel vedere la sofferenza, il fastidio, il dolore, il pericolo nel legarsi a quell'oggetto. So if with greed we perceive Satisfaction in the yoking. satisfaction in getting that yoke with the object, on the other side with aversion we can see the suffering in getting into the relation with the object. Quindi la brama sorge in ciò che è desiderabile, l'avversione in ciò che è invece indesiderabile, fastidioso. So greed rises in what is desirable and aversion rises in what is undesirable. E come dice Sayadaw Pandita, il mondo è fatto di likes and dislikes, di ciò che ci piace e di ciò che non ci piace. So as Sayadaw Pandita said, the world is based on what we like and what we don't like. In Pali, la parola che riassume queste due esperienze, questi due dhamma, questi due fenomeni, è vedana. The Pali word to resume these two experiences is Vedana. E in funzione del piacere sorge bramosia nel cercare di ottenerla, di ottenerlo, in funzione di ciò che invece dà fastidio e doloroso, sorge avversione nel cercare di rimuoverlo. And so according to pleasure, willingness to get something rises, and according to unpleasantness, willingness to avoid something rises. È nella natura della mente, degli esseri, tutti gli esseri, dalle formiche a un uccellino, tutti gli esseri vogliono allontanarsi da un pericolo, da un qualcosa che fa male e vogliono avere di più di ciò che dà soddisfazione, nutrimento, gioia. And so this is the nature of all beings, even small ants. This is the natural nature, like willing what is desirable and trying to avoid what is not. Scappano dal pericolo e si avvicinano al cibo. So trying to escape from danger and trying to get nourishment and food. Qualsiasi essere senziente. Whatever essential being. Grazie alla consapevolezza possiamo mettere in luce se è veramente così pericoloso o se veramente otterremo quella soddisfazione che pensiamo di avere aggrappandoci, afferrando quell'oggetto.
So, thanks to mindfulness, it is possible to deeply understand if it is really dangerous, what we are trying to avoid, or if it is so pleasurable and desirable, what we want. Senza consapevolezza, diciamo che la mente va, si usa anche un termine nella mindfulness odierna, col pilota automatico. So without this mindfulness, then the mind goes like in automatic mode. C'è chi preferisce usare la parola inconscio. So for some people it's useful to use the word unconscious. Vabbè. No, unconscious è senza coscienza. Subconscious. Qualche cosa che, insomma, è la nostra mente quando... Lo posto della psicanalisi stai dicendo inconscio? Scusa? Stai usando il concetto della psicanalisi? No, non entro nella psicologia. No, però non è unconscious perché vuol dire senza coscienza. Senza coscienza, no. Sì. No, non voglio entrare nell'ambito psicologico, ma semplicemente vedere come senza consapevolezza la mette in atto dei programmi automaticamente. So it's simply a way to just to underline the fact that mind without mindfulness is just going on an automatic mode. Vuole di più di ciò che gli piace, vuole di meno di ciò che non gli piace. And this automatic mode is like wanting what the mind likes and not wanting what the mind doesn't like. Come bambini. Like children. Fanno i capricci. Vogliono subito ciò che gli piace, se non glielo dai si arrabbiano, e quando glielo dai poi vogliono qualche cos'altro e vogliono ancora di più. No? Come se dai un gelato a un bambino. Dai un pochino così. Ogni tanto c'è il bambino anche... Noi perché vogliamo il gelatone. So it's like children wanting immediately something and not just a little but a lot, or screaming if they get what they don't want. E ci creiamo il nostro mondo di preferenze, di ciò che ci piace, di ciò che non ci piace, di ciò che va bene, di ciò che non va bene. In this way we create our world based on likes and dislikes, what we want, what we don't want, what we agree on or what we don't agree on. E se non ci va bene, che come si manifesta questa qualità mentale, questo fattore mentale che chiamiamo avversione? So how does aversion manifest if we don't like or we don't want something? Come si manifesta invece la bramosia quando vediamo un oggetto che invece vogliamo? And how does greed manifest by itself when we see something we really want? Che caratteristiche hanno? What are their characteristics? Quali sono le loro funzioni, il loro compito nel momento in cui si attivano nella mente? What are their functions when they activate into the mind? Di nuovo usiamo questi dispositivi che ci descrive l'Abhidhamma per cogliere meglio aspetti, per conoscere meglio queste forze mentali. And so again we apply those features described into Abhidhamma to understand better those mental qualities. La caratteristica è la qualità saliente. Quindi qual è la qualità saliente della bramosia, dell'attaccamento? So characteristic can be considered the main feature. And so what about clinging, greed? Quello è dove sorge. Pleasure and hai detto? Che sono però le cause prossime queste. Pleasure and love,
but they are not the characteristic. Pleasure and pain. Ah, pleasure and pain, sorry. But they are the proximate cause. La caratteristica della bramosia è l'aggrapparsi, l'afferrare. So the greed characteristic is to cling, to grasp. E come dicevo, l'oba copre tutto un insieme di processi, dal desiderio di afferrare al processo dell'afferrare fino all'attaccamento, alla presa. As I said, greed is covering several aspects of it, so like several steps from the very beginning, when there is the desire to catch something, and then acting to get something, and then the grasp itself. And the grasp is il prendere è la conclusione del processo. A quel punto c'è l'identificazione mio. And then grasping is the end of the process, and in that very moment there is an identification process that's mine. Io, me, questa cosa è mia. So I, me, mine, that thing, it's I, me, mine. O questa cosa sono io. L'ho già detto. Ah, okay. La caratteristica invece dell'avversione. So, aversion characteristic è la ferocia. Fury, fierce. E la ferocia è violenza. Eh? Odio, sì, no. Per tradurre in inglese. Ferocia. Ferocity. You know? Something ferocious, like violent, very violent. Fury is furia. Furia. Non, Quando siamo dentro l'avversione, siamo una furia. So when we are right into aversion, we are like a fury. Ed è il più pericoloso degli stati mentali. And this is the most dangerous mental state. Perché se non è bilanciato, se non è controllato, se non è osservato, facciamo veramente dei danni a noi stessi e agli altri. Because if it's not under control, if there's no ability to observe it, it can be quite dangerous, making damages to oneself and to the others. Molto dannoso. Very dangerous. Very dangerous. La sua funzione dell'avversione è di bruciare il supporto da cui sorge. So its function is to burn the support from which it comes from. Il supporto alla base del cuore, ad esempio, nella coscienza. As a support, for example, the heart basis, which is the basis for consciousness. E quando c'è avversione, adesso lo sto spiegando, prego. Quando c'è avversione, osservate che cosa accade nell'area del petto. So when there is aversion, it's useful to observe what's going on, what's happening in the chest area. Può darsi che sentiamo del bruciore, qualcosa che sta bruciando, qualcosa che scoppia, qualcosa che esplode, qualcosa che fa male, che è rovente, che scotta. Maybe we could experience something burning strongly, like going to blow up, explode. Il problema è che se siamo nell'oggetto che ha creato avversione, e quindi nella ricerca di rimuoverlo o di andare dietro a chi ci ha dato fastidio o al fastidio stesso, non ci accorgiamo di cosa sta succedendo nella nostra casa. But if we are in the process to get like to chase after the object of aversion, the person who has done something which was causing this aversion, then we are not aware about our own house burning. Perché la sua manifestazione è quella di perseguitare.
Because aversion manifestation is to persecute. Tu e tu, oh, io, sempre. E ce la prendiamo col dito puntato contro noi stessi o contro gli altri, o contro il caldo. So it's like pointing externally, you, or internally, I. Ma dentro sta bruciando qualcosa. But then inside something is burning. E se non ce ne accorgiamo, qualcosa ci consuma dentro, il cuore si indurisce, perché ovviamente si difende un po' il cuore, no? E and if we are not, if we can't get aware about it, then something inside at the chest area, it's just burning and consuming. C'è come un attacco a questa parte, quindi naturalmente si creano delle difese interne, non consapevoli, di reazione a questa, perché è un attacco a se stessi, no? Perché anche se me la prendo con quella persona lì durante un ritiro, dove avviene tutto questo se non nella mente? Quindi non stiamo prendendocela con la mente stessa? So there's a kind of attack happening and going on, which is consuming us internally, right in this part, and it can be considered like an attack to our own mind. E quindi andiamo in difesa. And so we get on this defensive mode. E tutto avviene nella mente, quindi tutto questo processo ci fa male sempre a noi stessi, non all'altra persona. Stiamo perseguitando noi stessi, di fatto. And so we are simply persecuting ourselves because all of this is just going on and happening in our mind processes. Chiaro? Is it clear? Più vediamo questo, più vediamo la sofferenza in quest'area che l'avversione ci dà, più ci viene il desiderio di mollare. As much as we are able to perceive and observe suffering related and coming from aversion, as much as we are willing to give up. Perché la manifestazione, il perseguitare, e non molla sta cosa. Finché c'è l'oggetto, questa cosa qui non la molliamo. Because until there is this manifestation about persecution, then we can't give up. Perché è giusto che tu la paghi, è giusto che io mi vendichi, o che il senso di colpa, che quindi col rimorso, che devi pagare, punire, essere sbagliato, insomma. Because then there is this thinking about that's right, you are going to be punished because of this and that, and it's all about guiltiness. Luce? Tu dici che noi perseguitiamo qualcuno. La manifestazione della rabbia è di inscenare un tribunale dove mettiamo sul banco degli imputati il colpevole. Tu devi essere condannato. E puntiamo il dito e perseguitiamo il colpevole. Come si dice tribunale? Jail. Trial. Trial. So it's like having a play going on, like a trial. So there is the imputato, the guilty one, the guilty person, and so you are in the process of judging him or her, and then there is this play going on with judgment guilt on that person and so on. Ed è so giusto che tu sia punito. So it's like to say it's right you are going under punishment. E quindi perseguitato. And so like being persecuted. Nella bramosia invece abbiamo un altro processo. On the other side, on greed level, there is a different process going on. Che a livello di manifestazione non è così difforme, nel senso che si manifesta
come l'assenza del lasciare andare, ossia non molliamo la presa, teniamo qualche cosa. So the process is, it's not so different, it's quite similar, because we don't let go of the let go. Cling. Sì. It's the lack of letting go. The lack of letting go. E la sua funzione nella bramosia, più verso poi l'attaccamento, è quella descritta come di una pentola bollente in cui viene messa la carne. And then function about greed is described like meat on a pot. On a boiling pot. On a boiling pot. Very hot pot. Very hot pot. Si appiccica. It's just sticky. E non viene via. And it can't get away. Aspetta. Tradotto? Sì. Il cuore chiuso con l'anestesiamento. Guardiamo anche questo, no? Guardiamo questo processo e guardiamo di nuovo nel corpo, alla base del cuore, dove ci viene detto che è la base della coscienza. Che cosa succede se anche qui c'è qualche cosa che si chiude? So again, also in this case, we just go to the body to observe what's going on, just reminding about the chest and the heart area, which is considered the basis for consciousness. So the heart basis is the place for consciousness. And we can again look there, what is the sensation. Perché se non riusciamo a mollare, vuol dire che c'è una chiusura. Quando apriamo, quando molliamo, appunto c'è un senso di ah, qualcosa che si libera. If we are not able to let it go, it means there is a closure for the heart. When we are able to let it go, then there is openness and a kind of relief. Chiaro? Is it clear? Spero che queste note ci aiutino a cogliere aspetti sempre più sottili, che quasi sembrano innocenti di avversione e di attaccamento. I do hope these hints and notes given right now can be helpful and supportive in order to investigate and find out even those subtle forms and expressions of clinging and aversion, which can appear to be quite naive. Perché una piccola avversione, un piccolo attaccamento è un piccolo problema, anche se è un problema. Because we can consider a little aversion, a little clinging as a little trouble, a little problem. Which is a trouble anyway. Which is anyway a trouble. Un grande attaccamento, una grande avversione è un grande problema. On the other side, a big attachment, a big aversion can be considered a big trouble. Nessun attaccamento, nessuna avversione, nessun problema. No aversion, no clinging or attachment, no trouble at all. E in ritiro abbiamo una straordinaria opportunità di conoscere queste forze, come le nostre preferenze vengono subito messe in gioco. On retreat we have a wonderful opportunity to explore and observe how through little things aversion and attachment can rise up quite. Come gioiamo soddisfatti di un buffet, di una tavola ricca di cibo già preparato e magari sorge, magari mangiamo troppo e quindi poi la meditazione diventa difficile. For example, standing in front of the buffet with food, we can have so much joy, and then there can be greed, and maybe we eat too much, and then it's hard to meditate after lunch.
Oh, visto che siamo al quarto giorno, dopo 4 giorni di torpore, di agitazione, di dolore, la mente è inclinata al fastidio, alla percezione di fastidio e quindi un po' inclinata magari all'avversione. Or maybe considered we are already at the third day of the retreat, third, fourth day of the retreat, after so much sleepiness, sloth and torpor and boredom, going Pain. here and there Pain. and pain, then naturally aversion can come up. E magari ci dà fastidio un colpo di tosse, il cucù di fianco che fa cucù, o la moto che passa, o l'orologio che fa tic-tac, o, che ne so, o la persona di fianco che si gratta. And maybe easily can be it can annoy us just one person coughing close to us or the tick-tack of the clock or a noise outside from a bird or a motorbike passing by, Diciamo, whatever. guarda quanto mangia quello, guarda quello che non mangia niente, ma quanto è, cioè, no? And then we start to observe and to criticize here and there. Oh, look, that one is eating too much, the other one is not eating at all, and this and that. Oh, come si muove veloce quello, senza consapevolezza, guarda quell'altro come è lento, che va sulle scale, mamma mia, dai, metti una mossa. Oh, look, that person is moving so slowly, too slowly, it's not possible. And then the other one is going too fast on the stairs, making too much noise. Lasciamo perdere cosa succede nel bagno, che non Let's avoid talking about what's going on in the toilet, please. che devo dividere con quello, con l'altro, la pulita, non la pulita, che panno verde, panno giallo, panno And then I have to share the toilet, and then there's no time to go to the toilet, and I have to clean the toilet with the green cloth, the yellow cloth, whatever cloth, I don't know what to use. avversione verso tutto e tutti, no? A un certo And so punto. there is just aversion. Voglio andare a Doesn't casa, ma matter, voglio andare a casa, ma whoever, che ci faccio whatever, qua? just E aversion. quindi è noia, e poi avversione, poi sonnolenza, e poi insomma, no? And so what I'm doing here, then I want to go home. What can I do here? I can't stand aversion, boredom, and so on. Ecco, l'oggetto da osservare, il condizionamento predominante è l'avversione. And so the main object to observe, the predominant conditioning, is aversion. Ha voglia di stare sul respiro, voglia stare su, no? C'è questa cosa qui che continua a. Ok, eccoti qua. Possiamo fare pace con le cose come sono, anche col fatto che siamo in avversione. Ormai ci siamo finiti dentro, And so, how to stay on the rising and falling if aversion is so evident and predominant? So, simply recognize it. Oh, okay, that's aversion. And simply stay with it, observe it, because anyway we are totally into it. Non possiamo ignorarla, ma We can't ignore it. non possiamo nemmeno essere in avversione con l'avversione, perché altrimenti gli diamo linfa, nutrimento, But we can't even. l'alimentiamo. Be into total aversion towards aversion itself, because otherwise we are just feeding it all over again. Facciamo pace con le cose come sono. C'è avversione? Ok, eccoti qua. E lasciamo spazio all'avversione. So we have to make peace with aversion, with things as they are, and simply welcome it and observe it. Impariamo a schivare i colpi dell'avversione, no? Siamo sul ring e invece di iniziare a lottare, iniziamo a schivare i colpi. And so we have to learn, like being on the ring, to avoid punches from aversion. E osserviamo nel corpo cosa accade, in particolar modo in quest'area. E così con l'attaccamento, con la brama, ma può manifestarsi anche magari con tensione nel collo, nel viso, nella bocca, negli occhi, nella schiena.
And then let's observe what's going on into the body, for example, at the chest area, but it can manifest as well with tightness at the neck, at shoulders, or in the back, lower part, or even in the upper part of the face, close to the eyes, and the same goes with clinging. E possiamo dall'altra parte, viceversa, usare eventuali tensioni ricorrenti che si accumulano come un semaforo che magari ci dice: ehi, guarda, aspetta, c'è qualcosa che se arrivi stanco, se arrivi alla fine lì con tensioni lì, guarda l'attitudine, c'è avversione, c'è qualcosa che vuoi che non accada, c'è attaccamento, c'è qualcosa che vuoi che accada? Fatevi queste domande. So we can even eventually keep those bodily signs as a stoplight, informing traffic light, informing us about the eventual presence, about greed or aversion. So in that very moment, we can simply, like, a question to oneself if there is greed or aversion and observe it. E se il semaforo rosso, bisogna rispettarlo. And if traffic light is red, we have to respect it. E quindi bisogna vedere i segni e riconoscere che siamo in pericolo se passiamo. Se andiamo avanti, se spingiamo, non faremo nient'altro che farci del male. And so simply stop, recognize signs, and not going into danger. E quindi ci guardiamo la brama o l'avversione se sono presenti. Se non riesco lì, apro gli occhi, esco, cambio postura, faccio una pausa e ricomincio. And so in that case we simply try to observe aversion or attachment if it is possible. If not, if it is too much, simply opening the eyes, just look around, change the posture, come down, and then get back. Come sempre sono più o meno a metà discorso. As always, I'm just in the middle of the Dhamma talk. Però mi sembra che sia bene fermarsi qua.